Inclusione e coesione sono questi i valori che pervadono l'attività didattica e umana dell'Università degli Studi di Teramo. Un anno incredibile questo 2021, che ha visto UNITE trasformarsi nel più grande hub vaccinale universitario d'Italia, dove sono state somministrate 124.000 dosi di vaccino anti-Covid. Ma è stato anche l'anno della ripartenza, con il ripopolamento delle aule e le lezioni in presenza. Le iscrizioni tengono e si respira ottimismo e dinamismo. Abbiamo rafforzato i rapporti con il territorio e ovviamente quando penso a questo penso all'hub vaccinale, la prima università in Italia a vaccinare il 90% dei docenti e degli studenti. Questo ci ha consentito il 4 ottobre di tornare in presenza, sempre nella massima sicurezza, quindi questo è un po' il simbolo. Questo però non ci ha impedito di continuare a portare avanti tutta la parte istituzionale. Penso alla ricerca, quindi abbiamo intercettato ancora più progetti, abbiamo presentato il progetto definitivo ed esecutivo per l'ex manicomio e per l'agrobioserio, quindi un ringraziamento veramente sentito ai delegati, professor Corsi, professori Carluccio e Dainese. Abbiamo implementato l'offerta formativa nella direzione della sostenibilità, abbiamo ripreso prepotentemente la formazione nel campo dello sport e soprattutto abbiamo rafforzato lo spirito di inclusione dell'Università di Teramo. Basti pensare all'impegno per il carcere, all'impegno per i rifugiati e gli extra-UE, all'impegno per per i disabili in generale, sia a livello formativo, e ricordo anche il fatto che abbiamo fatto partire il corso, il TFA Sostegno, che ha avuto più di 1.600 domande per la preselezione. Quindi devo dire che ecco, forse l'elemento caratterizzante, quindi oltre allo spirito di coesione, è proprio l'inclusione. Cioè, l'Università di Teramo dimostra sempre di più quello che è il proprio DNA, includere e non lasciare indietro nessuno. All'Università degli Studi di Teramo il 2021 viene salutato con un video di fine anno che evoca le tante attività svolte in questi ultimi mesi. È un abbraccio simbolico tra Ateneo e territorio.